Il sovraffollamento nelle carceri resta un problema d'attualità e per questo motivo nell'ambito dell'iniziativa di Forza Italia promossa dal segretario nazionale Antonio Tajani in collaborazione con il Partito Radicale dedicata ad affrontare tale emergenza, il coordinatore regionale Francesco Battistoni ha svolto un sopralluogo alla casa circondariale di Marino del Tronto ad Ascoli. Una visita effettuata insieme ai consiglieri regionali Jessica Marcozzi, Gianluca Pasquio e Mirko Bilò, all'assessore regionale Stefano Aguzzi, alla responsabile del Dipartimento di Giustizia, l'avvocato Daniela Pigotti, e al segretario provinciale di Forza Italia, Valerio Pignotti. Secondo Battistoni, rispetto alle carenze riscontrate in altre carceri, ad Ascoli la situazione sembra essere diversa, ma ci sono comunque delle situazioni da migliorare. Il comandante, il direttore, che poi è il vice, ci hanno fatto visitare i reparti, l'area medica. Quindi devo dire che il personale naturalmente meriterebbe, di polizia penitenziaria, meriterebbe un'attenzione in numeri sicuramente un po' maggiore. L'area medica andrebbe leggermente ampliata, anche aumentando le risorse sanitarie, soprattutto per quanto riguarda infermieri e psicologi. Però è una situazione molto ben gestita e governata. Voglio fare i complimenti sia al comandante che al direttore, perché ho trovato una situazione. Abbiamo fatto anche un incontro con le rappresentanze sindacali della Polizia Penitenziaria. Naturalmente ci hanno sottoposto delle problematiche che adesso riporteremo sicuramente a livello nazionale e a livello governativo. Che necessità vi hanno segnalato? Ma necessità, ecco, di avere qualche unità in più di personale in modo da coprire ancora meglio tutti i vari reparti, perché qui ci sono diverse tipologie di reato e ogni tipologia di reato va trattata in maniera diversa. E poi, ecco, ci hanno sottoposto delle problematiche sulla loro tutela che adesso poi vedremo nel particolare. In tante, troppe case circondariali italiane, il problema principale è rappresentato appunto dal sovraffollamento. Ad Ascoli, invece, sembra non esserci alcuna emergenza sotto questo punto di vista. Ma qui devo dire che ci siamo come numeri, i numeri non sono sopradimensionati rispetto alla capienza del carcere, quindi tutto sommato la situazione da questo punto di vista numerico, come presenza di popolazione carceraria, è molto in linea con la capienza del carcere.